Buonasera a tutti, siamo con Caterina Soffici e parliamo di Male Donne No, come si vive nel paese più maschilista d'Europa e cominciamo subito a entrare nel sodo dell'argomento. Non so bene da che parte iniziare, io inizierei dalla fine, quasi alla fine, c'è un capitoletto intitolato 81 minuti e mezzo. In Italia tra un uomo e una donna c'è ancora una differenza di 81 minuti e mezzo. Finalmente un numero, qualcosa di tangibile che rende misurabile un gap enorme, il più alto tra quelli analizzati nella periodica ricerca sull'evoluzione delle società contemporanee dell'OCSE, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. 81 minuti e mezzo è la quantità di tempo libero e di svago che un uomo italiano ha in più ogni giorno rispetto a una donna. Il divario è fotografato dal rapporto Society at a Glance del maggio 2009 e l'Italia è all'ultimo posto tra le 18 nazioni prese in analisi. Com'è facilmente prevedibile, la situazione più paritaria si registra in Norvegia, dove solo una manciata di minuti, meno di 5 al giorno, separa le donne dagli uomini. Nella classifica l'Italia si conferma il paese più maschilista tra quelli della ricerca e supera persino il Giappone e il Messico. Anche le donne giapponesi, le famose geishe, hanno più tempo libero delle italiane. Il gap, come diciamo all'italiana, autoctono, con gli uomini è di soli 20 minuti. Per le turche e le coreane la differenza è di circa mezz'ora, per le messicane si sale a 52 minuti, eccetera. No, poi, vabbè, è molto divertente come va avanti, cosa faccia il maschio adulto italiano in questi 81 minuti e mezzo, è presto detto, soprattutto guarda la televisione, eccetera, eccetera. Non lo Poi, dico io, non lo no, no, dico io, lo lo dice so, la ricerca. infatti. E qui siamo quasi alla fine. Io ho letto con grandissimo interesse il libro di Caterina e ne condivido molte parti, soprattutto quelle finali, perché poi lei dice con grande modestia e molto umilmente faccio delle proposte, 5 proposte. Non devi essere così umile nel fare queste proposte, anzi secondo me potresti essere anche un po' maleducata e brutale, perché sono tutte cose molto sensate quelle che tu dici per cercare di cambiare questa situazione di squilibrio e magari dopo leggiamo anche quelle. Però prima di entrare nel vivo del libro volevo dire due cose. Una è che delle tante cose che condivido e che di questo libro c'è una frase che più di tutto mi ha fatto sentire vicina a Caterina, che è la dedica. La dedica del suo libro è questa. A mio marito Ico e ai miei figli Jacopo e Lorenzo. Senza di loro questo libro sarebbe uscito almeno un anno prima. Allora, E a me mi i sembra responsabili del ritardo editoriale responsabili. sono qua, ecco, Sono in e ti giro. dico anche questo, erano un po' preoccupati e i bambini, non so, erano lì che tiravano giù delle cassette, ma insomma, erano qua e i bambini hanno detto, ma mamma, ci sarà pieno di femmine, perché siccome sono alle elementari ancora è maschi e femmine, no? Ma pieno di femmine, e l'altro che è il grande, che fa la quinta, un uomo di mondo, gli ha detto, no, ma ci saranno almeno i baristi, per cui. Sono già uomini che hanno capito tutto, i figli di Caterina. Quindi, no, perché è già venuto qui a prendere degli aperitivi, no, mamma, ma ci sono i baristi, Quindi, sono baristi, maschi. contiamo su di voi, per fare la parte maschile qua, mi raccomando. Ti ho interrotto, scusa Eva. No, no, devi interrompermi perché adesso parli tu e quasi solo tu. Una cosa che manca un po' nel libro è la tua esperienza personale di cui ti volevo chiedere. Insomma, tu sono parecchi anni che fai la giornalista, che hai lavorato tanto nei quotidiani, che si sa che sono i grandi quotidiani soprattutto, ma anche i piccoli, credo. Sono Tutti, guarda, tutti. posti dove la dirigenza è ancora prevalentemente maschile. E allora mi sono chiesta perché non hai parlato più di te in questo libro. Per problemi legali. E qui già si apre No, un vabbè, guarda, non voglio mondo. entrare in dettagli troppo cose, però io
Io ho cambiato mestiere da poco e devo dire che 20 anni di quotidiano potrebbero veramente stroncare un camallo di Genova, perché veramente è molto pesante, è un lavoro molto pesante e che è molto difficile conciliare il lavoro dentro un quotidiano con la vita di una famiglia. Te anche hai lavorato nei giornali, non hai lavorato nei quotidiani, mi sembra. Nel quotidiano, ma ecco, però il quotidiano, lo dice la parola stessa, tutti i giorni devi essere lì, tutti i giorni. E soprattutto il quotidiano chiude tardi la sera, per cui insomma poi ci sono tutta una serie di problemi di conciliazione che sono grossi. Io ho avuto la fortuna di riuscire a stare 10 anni. Fatto il responsabile delle pagine della cultura per 10 anni, quindi la pagina della cultura è un lavoro che puoi bene o male programmare. Diciamo che quella flessibilità che molto spesso viene negata alle persone nelle pagine culturali riesci a creartela te, perché io spesso arrivavo in redazione alle 9 la mattina e mi facevo spazio tra monti di cartacce, di giornali, no, che della sera prima, e donne delle pulizie che mi guardavano stranite, come dire, questa che ci fa qui? Ma perché io andavo a portare i bambini all'asilo e poi arrivavo al giornale e mi mettevo a lavorare, che quello però era un lavoro invisibile perché tutti gli altri arrivavano a mezzogiorno, no? Quindi io lavoravo dalle 9 a mezzogiorno senza che nessuno mi vedesse, quindi era come un lavoro perso, perché poi dicevano: ah, come? Poi te ne vai via prima la sera, capito? Quindi c'è tutta una serie di difficoltà che credo che tutte le donne che lavorano hanno, perché molto spesso il lavoro maschile è un lavoro di presidio del posto di lavoro, poi casomai stanno lì al computer a fare i giochini, a fare altre cose, ecco, vedo che qualcuno già ridacchia, ma è così, mentre il lavoro delle donne è un lavoro che bisogna far veloce, perché poi bisogna andare di qui, bisogna andare, cioè abbiamo sempre il doppio lavoro, no? E questi 81 minuti e mezzo che fatti poi giustamente i bravi editori della Feltrinelli hanno capito, l'hanno messo subito in rosso sulla quarta di copertina, sono una cosa che ha colpito Daria, ma colpisce tante donne, no? Cioè su questa differenza. Più che colpirlo è proprio un dato di fatto. Allora, e difatti, parlando con Caterina mi diceva: ma cosa pensi del libro? E io le ho detto scherzando: beh, non sono d'accordo con te su tante cose. In realtà non è vero. Semplicemente a me viene da ribaltare le due parti, perché nella prima parte del libro ci sono molte esperienze professionali in cui si raccontano storie, in cui storie anche insomma, molto forti, in cui ci sono donne che hanno avuto dei grossi problemi con le aziende nelle quali lavorano. Tra l'altro c'è qui Stefania che ha avuto i suoi problemi. Se vuoi, dopo Stefania possiamo anche parlare di quel che ti è successo, l'abbiamo letto sul Corriere qualche giorno fa. E so che il tuo caso ha colpito molto proprio perché non è un caso isolato, mi sembra di dire. Ecco, a me viene da prima vedere la parte che tu hai messo alla fine, che è la parte della famiglia, proprio perché quotidianamente le donne sanno quale sia la differenza e ci sono un po' troppo abituate, mi viene da dire. Allora, diciamo dei numeri a caso, poi tu i numeri li sai bene. Sia io che te abbiamo i bambini alle scuole pubbliche, quindi conosciamo due bambini, conosciamo 50 coppie, anzi di più, perché ci sono 50 bambini in due classi, 100 genitori tra maschi e femmine. Allora, quello che succede è che nelle mail che si mandano le mamme continuamente per dire: allora, la mai regala, la maestra, la schiscetta day, la protesta perché la ristorazione è cattiva, insomma, tutte le cose legate alla scuola dei bambini, ci sono su 100 genitori 97 mamme e 3 padri, e questa è una cosa, piuttosto che più o È già meno, una non so buona tu. media, sì, è già una buona media, sì. E da qui in giù o su, non lo so, e quindi è la spesa, chi dice le cose che vanno fatte quando tu non sei a casa, cioè la parte familiare della sperequazione che c'è tra i ruoli è, a me sembra, alla base di tutto, perché
tutte le donne lavorano ormai, quindi uomini e donne si lavora tutti uguali, e però in più le donne hanno anche quell'altra parte di lavoro. Ed è un problema molto complesso in realtà, perché ancora io non ho capito bene se siamo sceme noi a volerlo fare, siamo obbligate, da dove arriva questa cosa, Guarda, che da questo un qui lato uno non è. si. Cioè, allora si scade su. È molto difficile questo discorso, perché da un lato si scade subito nel discorso da autobus, che sembra banale, uno non ha voglia, quasi non gli va di parlarne, perché sembra. Lo dice, ah no, ma io mi voglio tenere questo ruolo, perché poi è importante, perché poi è vero che una donna vuole anche tenerselo, e vuole essere lei che va a parlare con la maestra, e vuole essere lei che decide cosa si mangia. E un po' non si fida se non lo fa lei. E non si fida, forse ha ragione, forse ha torto. Allora, secondo me questa è proprio una Volevo mentalità. sapere cosa Ecco, ne io pensavi quello tu. che ne penso io è abbastanza semplice. Io penso che questa qui sia una mentalità molto italiana. Infatti io quello che racconto poi nel libro, ho deciso di farlo a storie, no? È tutto raccontato con storie, paragono storie italiane con storie di personaggi, anche famosi, quelli stranieri sono quasi tutti famosi. Le italiane. Alcuni sono personaggi che non hanno voluto apparire perché è difficilissimo far parlare donne su queste cose, perché tutti i nomi che te vedi qua dentro sono falsi, cioè sono camuffati, perché ci sono persone che sono, ora a parte Stefania che ha avuto il coraggio di scrivere, di parlare col Corriere in prima pagina, ma sono poche quelle che alla fine prendono in mano la cosa e lo fanno. E ti dico, secondo me è molto una mentalità italiana, la donna italiana vuole presidiare, è un po' vuole essere sempre presente, però io credo che cioè io almeno, io personalmente, quando posso delegare, dici che uno va a una riunione di classe, non credo che sia fondamentale la presenza della madre, ci può andare benissimo il padre. Poi io poi dico, la fortuna che qui i responsabili del ritardo sono abbastanza. Purtroppo hanno una così in casa e creano questa disgrazia e quindi sanno cucinare uova al tegamino, fanno la pasta, anche i bimbi, cioè, quindi siamo, io sono un caso un po' Telefono anomalo. azzurro, si scottano. Sì, ma infatti l'ha scritto anche in un tema. Ho chiamato il telefono azzurro, era sempre occupato, per cui la maestra infatti mi ha chiamato, dice scusi un attimo, dice, ma cos'è, cosa succede in casa sua, no? E poi vabbè è nato un contatto molto diretto mio con la maestra, insomma, perché questo telefono azzurro che era sempre occupato li ha preoccupati un po'. Comunque, non divaghiamo. Quindi secondo me è un po' una mentalità anche. Secondo me ci sono delle storie qua dentro. La Scusami, storia della. tu sei partita però dal lavoro. Io sono partita dal Perché sei lavoro partita da lì? perché secondo me quello è uno dei punti cardine. Quello è uno dei punti cardine. Perché il problema in Italia principalmente è conciliare la famiglia e il lavoro, punto. Poi ci sono, io ho tratto poi tantissime storie su tutta la parte della pubblicità, cioè, ci sono tantissimi aspetti, no, di come poi le donne vengono un po' messe sotto, vengono trattate come degli oggetti, insomma, quello lì però è una cosa che già si sapeva, così anche quella del lavoro si sapeva. Però io parto dal lavoro perché penso che quello lì sia veramente il discrimine. E ti faccio l'esempio, la storia che mi è piaciuta tantissimo, questa donna mi è piaciuta, la storia della Ursula von der Leyen, Raccontano. questa ministra tedesca. Tra l'altro io ho fatto 5 anni di tedesco a scuola e non sono in grado di leggere un articolo dall'inizio alla fine, no? Per cui mi sono dovuta aiutare da delle amiche che poi infatti mi hanno tradotto dei pezzi, delle cose, e sono riuscita a trovare, perché si sa poco della Ursula von der Leyen in Italia. Allora, voglio che racconti la storia, questa è bella, a me piace molto questa storia. Allora, la Ursula ha 7 figli, 7, ha 2 lauree, e una in medicina e un'altra in welfare management, una roba del genere, insomma, comunque si occupa di sanità pubblica e di assistenza agli invalidi, insomma, cose del genere. E lei è una ministra democristiana, perché della CDU, è una delle, diciamo così, che è il braccio destro della Merkel, è una delle donne di fiducia della Merkel. Nel primo gabinetto Merkel era ministra.
ministro della famiglia. Nel secondo gabinetto Merkel addirittura l'ha promossa, è diventata ministra del lavoro. Cioè, capito? Sì, tra l'altro era un ministro della famiglia molto importante. È quello che ti dico io. Quando lei è stata ministro della famiglia, in Germania aveva lo stesso problema nostro. Tasso di natalità 1,4%. Quindi uno dei più bassi, non solo di Europa, perché qui si parla di Europa, invece questo qui è uno dei tassi più bassi del mondo. Allora dice, come si fa a aumentare questo tasso di natalità? Perché un paese che ha un tasso così è un paese destinato ad estinguersi, no? Perché se non nascono, è la prima volta nella storia dei paesi occidentali europei, insomma, che il tasso di natalità è così basso, no? E allora lei cosa ha detto? Il problema è dare soldi alle famiglie, aiutare le madri lavoratrici, perché è inutile che continuiamo a dire no, ma le famiglie, bisogna parlare, ci si riempie la bocca di questa storia qua. Le famiglie, se non le aiuti, cioè non è che le donne lasciano in Germania, no? Dice, perché le donne non lavorano? Perché le donne non potevano conciliare. Allora, lei ha fatto sussidi a pioggia, cosa che qui in Italia si danno soldi per i G8, per le robe, tutto, però non si danno soldi. Lei ha fatto soldi per i divani, si danno soldi dappertutto, ma non si danno soldi alle famiglie. E lei ha fatto soldi contanti, 130 euro al mese per ogni figlio, va bene? Fino a 18 anni te li danno. Ci paghi la mensa, ci paghi Natata se devi uscire. Poi ha fatto un programma che è stato criticatissimo. Comunque lei è della CDU, quindi è come se fosse qui fosse una del PDL, perché comunque la CDU è, no, proprio del PDL no, non so bene come sarebbe. Dell'UDC sì, ma l'UDC è un partitino, là è un partitone, cioè. Comunque, e quindi loro dicevano no, bisogna dare i sussidi alle mamme perché stiano a casa. Lei dice no, bisogna fare asili pubblici perché le donne vadano a lavorare e mettano i bambini in un asilo e possano comunque avere la doppia cosa. E lei ha promesso, allora ancora non sono arrivati al pieno della cosa, ma entro il 2013 lei ha detto ci sarà un posto per ogni bambino sotto i 3 anni all'asilo pubblico, gratis. Cioè, avete idea di cosa vuol dire in Italia una roba del genere? Cioè, prova a cercare un posto a un nido qui a Milano, non solo non lo trovi gratis, ma non lo trovi neanche pagandolo 800 euro al mese, 700 euro al mese. Ecco, queste sono le cose. Allora è chiaro quando poi uno dice io mi trovo che c'ho un bambino piccolo, chi ci sta? Ti viene l'equazione, viene da sola. Gli scatoloni esistono veramente? No, certo che esistono. Io... Gli scatoloni esistono benissimo e sono stati un incubo mio, perché io avevo questi ritagli, appunto arrivando lì la mattina così presto alle 9 al giornale, io leggevo i giornali, come tutti i giornalisti, questa cosa compulsiva, e poi ritagli, dici bello questo qui, metti via, no? Poi non so se lo fai anche te, ritagliarci, ti si accumulano questi pacchi di ritagli di giornale. Poi alla fine uno generalmente ma quando... Cosa ti colpiva? Me colpiva, a parte che ritagliavo quelle cose professionali, che quelle però stavano sul banco lì, che poi dopo erano cose che mi servivano per fare così, però invece poi c'erano una parte che erano proprio ritagli che raccontavano storie di donne, raccontavano pure dati o cose così. E io nel corso degli anni, per 10 anni in pratica, ho continuato a ritagliare queste cose e buttarle lì, e alla fine uno scatolone, due, tre, alla fine ce ne avevo 3 di questi scatoloni. Quando appunto ho dovuto sbaraccare questo ufficio, mi sono venuti fuori delle scatole che manco mi ricordavo che erano dentro degli armadi, c'erano dentro gli stecchini del mottarello, no? Sai quelle cose che l'estate non ci butta, i barattolini del caffè, cioè c'erano delle cose oscene, io ho tirato fuori pieni di polvere, di tutto, ho detto ma che ne faccio, lo butto. Poi alla fine c'erano i fattorini proprio, sai, dicevano, no, che facciamo, dottoressa, le buttiamo o no? Dico, ma aspetta un attimo, dico, che facciamo di queste cose? Mi sono messa a scartabellare, ho detto, ma che sono? Ho visto nel mezzo a queste cose, ho detto no. E li ho caricati faticosamente in macchina e me li sono portati a casa, dove sono rimasti lì in una stanza, e vabbè, hanno dato fastidio per non so quanto, comunque io mi sono messa poi piano piano a scartabellarli, a guardarli, e da lì poi è nata veramente l'idea. L'idea di quando io ho parlato, uno dei primi incontri che ho avuto con Gianluca Foglia, che era l'editor che ha seguito il libro fin dall'inizio, glielo ho detto, dico, io c'ho, lui dice, ma perché cosa vuoi scrivere così? E io ho detto, guarda, io c'ho
tutto, c'ho già tutte le scatole, io ho già tutto, no? E io ce l'avevo già in testa, poi lui mi ha aiutato moltissimo a tirarla fuori e a renderlo così, questo libro, no? Però la cosa era così, anche con Marco Vigevani, insomma, che anche sono i due uomini che poi alla fine, io dico, sono due, nonostante che siano maschi, hanno creduto in questa cosa, e io dicevo, guarda, io ho gli scatoloni, per cui ero tranquilla, perché con questi scatoloni c'avevo già dentro tutto. Da lì poi sono nate alcuni spunti, alcune storie, c'avevo già un po' di materiali lì dentro, e poi da lì poi sai, parli con le persone, così, te pensa che per ogni storia scritta io ne ho scartate una trentina. Perché non erano o persone che non volevano parlare, soprattutto trovare le storie italiane di persone che volessero parlare è stato un disastro, perché non vogliono. Ecco, che idea ti sei fatta quindi? Capito? Anche questo mi ha dato l'idea della rinuncia, no? Perché dico, ma per scrivere la storia dell'ingegnera, no? Non so se ti ha colpito quella lì, a me tantissimo ha colpito la storia dell'ingegnera. È tristissima la storia dell'ingegnera. È crudele quella proprio. Oh, io non ci posso fare. Non ero io crudele, erano crudeli, cioè è crudele la storia. Quella storia lì io ho pensato. Allora, tiriamo fuori un po' di critiche. Critica. Quella critica. Storia lì. No, è presente la signora ingegnera? No, non abita a Milano per fortuna, per cui. Ho pensato, vabbè, però non può andarle così, ma si vede che è un po' ho fatto il pensiero maschile, però deve essere un po' una pianta grande. Riassumi la storia. Allora, questa è una tostissima. Ingegneria idraulica. Allora, questa è una tostissima. Guarda, ti posso garantire, io sono rimasta strabiata. Perché poi la vedi e dici, non è possibile, è una tostissima. Fa l'ingegnere idraulico in un consorzio bonifica, un affare così, per cui è una che tutte le mattine va in un cantiere o comunque movimenta le pale, cioè quelle che voi vedete in giro che puliscono gli argini dei fiumi, quelle che disboscano, perché loro questi consorzi fanno le pulizie, tengono pulita tutta la cosa idrica, no? E quindi lei c'ha tipo, ora non mi ricordo perché io poi i numeri non me li ricordo mai, ma insomma c'ha una ventina, 25 anni di operai, no? Che movimenta, e poi tutte le macchine, ruspe, camion, cose che lei manda in giro nella tutta la provincia per fare questi lavori, per cui insomma non è una ragazzina così, e sono, guarda, avrà un 40 e passa anni, per cui sono 20 anni che fa questo mestiere, sono 18 anni che fa questo mestiere, continuano a chiamarla signorina, no? Non riescono a dire buongiorno ingegnere, no? La chiamano signorina, soltanto quando lei poi va in un cantiere e blocca un lavoro perché c'è qualcosa di irregolare o così, allora tutti sugli attenti la chiamano ingegnere, ma no ingegnere, no ma guardi ha sbagliato, no, ma, capito? Allora, se no la chiamano signorina. E questo lei dice, guarda, dice, succedono delle cose. Racconta cosa le è successo, ogni gravidanza praticamente... Lei da è quando rimasta. Ha avuto già è rimasta, no, lei da quando è entrata gli hanno detto, un ingegnere in questo posto non l'avevano mai visto e per cui già la vedevano male, no? Quindi ha cominciato subito a dirgli, questo non è un lavoro da donna. E lei dice, ma come no, io sono qui, quindi lo faccio. E poi, siccome poi lei è più brava degli altri a farlo, glielo fanno fare. Però non gli danno le qualifiche e lei tutte le volte, lei ci tiene. Perché poi è una appunto tosta, per cui gli dice, ma io devo fare questo lavoro. Perché tutte le volte quando devono promuovere qualcuno, promuovono sempre qualcun altro. Alla prima gravidanza han promosso un altro. Alla seconda gravidanza gli hanno detto, guarda, tanto ormai te mica vorrai diventare dirigente con due bambini, tanto cosa vuoi, no? Allora, presa alla fine, e poi c'è questa storia quando lei torna a casa e va in bagno e si chiude perché lei dice, io ogni tanto mi torno a casa e mi viene da piangere perché sono stressata, perché sono così, e si chiude in bagno. E io dico, ma perché vai in bagno? Dice, perché non voglio che i miei figli capiscano questa cosa. Ancora peggio che tu racconti che lei torna e i bambini le dicono ti hanno fatto ancora arrabbiare. Sì, perché il grande qui ormai molto... è chiaro che i bambini sono perché il grande, io l'ho visto addolorati. Sto bambino ha degli occhioni azzurri così, è furbissimo, è un bambino intelligentissimo e sensibilissimo. Questo bambino lo capisce, quando arriva la mamma a casa con la faccia tesa, con la cosa così, e lei siccome gli viene da piangere, è solo il mondo degli ingegneri. Allora, questa storia lei non me la voleva raccontare, perché appunto lei non voleva farla parte così. Me l'hanno raccontata altri, che mi hanno detto parla con lei. Per convincerla ci è voluto non sapete quanto per convincerla a raccontarla. E poi
la storia ancora peggiore che è stato quando lei è andata da, perché io di storie così c'è pieno d'Italia, cioè non è che io ho scoperto l'acqua calda, cioè, no, voglio dire, qui dentro io ho riconosciuto due o tre facce, so benissimo le loro storie, no? So le loro storie, sono uguali, no? Però quello che lei mette, si capisce, è che lei non ha potuto reagire, cioè non ha avuto gli strumenti, forse non ha avuto neanche la voglia, la forza di farlo, no? Perché lei va dall'avvocato e l'avvocato gli dice facciamogli una bella causa per mobbing, lei gli porta via un sacco di soldi, si mette tranquilla, sta a casa con i suoi bambini, e lei dice donfagli, cioè io non voglio stare a casa con i miei bambini, io voglio lavorare che mi diano le mie qualifiche, io mando le ruspe perché devo essere un altro che è arrivato dopo di me semplicemente perché è un maschio e va a giocare a calcetto col capo perché deve essere promosso lui, e quindi ora poi io la storia non posso dire come è andata a finire perché lei mi ha pregato di non dirlo, infatti visto rimane un po' sul vago alla fine, ma perché non si può. Però capito, ecco, a me mi ha fatto una tristezza tremenda. Ma hai incontrato anche storie diverse da questa? Cioè incontri nella tua vita, nel tuo lavoro, anche no, storie certo, di donne ragazzi, ma, cioè, che di, sono di giustamente, donne, hanno da allora, riconosciuto di donne, i loro meriti riconosciuti? Ma scusami, o te cosa capita? Sei? Cioè, questo è un esempio vivente, voglio dire, qui... Però io non sono una dipendente, secondo me la differenza è questa. Ho capito, la però cioè, se sei un che le donne freelance pagato a progetto e quindi a 6 mesi, un anno, quindi non sei dipendente di nessuno per più di un anno, è diverso, perché tu ogni volta devi dimostrare qualcosa, risultati, non risultati, se risultati ci sono ti propongono un altro progetto. Sì, secondo te va questo bene. Fa un po' la differenza, vabbè, o no? Allora facciamo così, noi siamo, noi comunque in generale facciamo anche su un mestiere, qui è un mestiere di privilegiati, no? Per cui ma io mi sono chiesta se quello di essere dipendente può essere secondo una... me sì, secondo me sì. Sì, secondo me sì, perché ti dico, i dati lo dicono, io poi non ho voluto mettere troppi dati dentro perché sennò diventa un saggetto di sociologia e io non sono una sociologa, non so raccontare le cose, io ho voluto raccontare le storie proprio perché con le storie racconti, cioè proprio entri più nel cuore delle cose, no? Perché mettere giù i dati e basta, però i dati ti servono come si dice, a visualizzare le cose. Allora, quando te capisci che nelle società italiane la media di donne manager è il 3%, capisci che c'è un problema dentro le società, dentro le aziende, no? Per forza. A me è capitato di, scusami, di partecipare... Quanti giornali ci sono in Italia? Quanti quotidiani ci sono in Italia? Quanti direttori sono? Beh, già fatto il conto. Uno. La Concita e poi? No, ma sicuramente... Cioè, sicuramente basta. Concita De Gregorio che è direttrice dell'unità, l'unica che mi... È assolutamente la Flavia Perina che è direttrice del secolo d'Italia. D'Italia. Basta. Due giornali, peraltro, di partito, comunque di area, per cui ecco. Vabbè, scusami. Ecco, come te lo spieghi? Adesso sembra la domanda scema, ma forse non lo è. Come te lo spieghi? Ad esempio, stiamo su un caso, no, non parliamo di un giornale che ti sembri troppo coinvolta, parliamo di un'altra delle tue storie. E sono... Perché prima tu hai accennato a qualcosa e poi hai lasciato un po' perdere. Qual era? Gli uomini che vanno a giocare a calcetto con i capi. Parliamo di quell'aspetto lì. C'è quello, c'è un po'... Sarà solo quello, dai. No, probabilmente non è solo quello. Ci sono... Pesa più la maternità, pesa più... È di base... Che non andiamo a giocare a calcetto con i capi. Pesa di più base c'è quello. Come è fatta il cervello di una donna rispetto a quello di un uomo... Tutte queste cose insieme. Questa storia del cervello, secondo me, è una delle più grosse stupidaggini che sono state scritte. Perché, e questo io lo dice anche la Ursula, no? Dice, lei fa l'esempio, dice, quando mi dicono che le donne sono fatte per la cura e gli uomini sono fatti per la carriera, cioè non è che siamo nel tempo della foresta, che l'uomo è cacciatore e la donna sta a casa, cioè queste sono quelle banalizzazioni, no? Che... è una questione di mentalità. C'è un capitolo dentro che parla proprio degli quello dedicato tutto agli uomini, dove io racconto il caso norvegese. Il caso norvegese è assolutamente l'opposto, no? Addirittura in Norvegia hanno fatto un comitato
degli uomini in difesa dei propri diritti, perché loro dicono: ma come? Le donne hanno troppi diritti, noi adesso dobbiamo. Perché devono essere solo le donne a stare a casa per la maternità? Perché devono essere solo le donne a poter prendere i permessi? Cioè, qui siamo addirittura all'opposto. E perché? Perché ci sono delle leggi che hanno cambiato la mentalità e hanno cambiato le cose, e sono 50 anni che queste leggi hanno cambiato la mentalità. C'è il sociologo norvegese che è il capo di questo Men's Panel, che dice: noi se pensavamo, cioè io dice, io oggi sono andato, mia moglie è andata a lavorare, io sono stata a casa con i bambini, sono andata a comprare le tendine per la cucina, no? Dice: se io avessi pensato 10 anni fa di andare a comprare le tendine per la cucina, mi sarei detto: ma cioè, non esiste, sono pazzo. Cioè, e invece lo fa, è molto contento, e poi si alternano e fanno le cose. Ora, io non è che auspico che gli uomini italiani vadano a comprare le tendine della cucina. Perché non è questo, no? Qui. Non è questo qui che poi cambia, non è questo. Però, altro esempio che fa la Ursula. La Ursula dice: quando in Germania, poi immagini i tedeschi, in Germania, quando è stato introdotto il servizio civile, chi sceglieva il servizio civile invece di fare il servizio militare lo prendevano per un mollaccione, no? Diceva: magari questo qua è una mezza checca. Cambiati in 10 anni, è completamente ribaltata la cosa, cioè adesso è accettatissimo, ma anche da noi, no? All'inizio fare il servizio civile era quasi una cosa, diciamo: ma come mai non fa il militare? Cioè, avrà qualcosa di strano questo qui. Oh, ma è vero, no? E quindi è la mentalità, è solo una questione di mentalità. I padri giovani sono... Adesso ti faccio una domanda da giornale femminile, dai, saltiamo un po' di pari in frasca, sì, che è più divertente. Salta. Domanda un po' da giornale femminile: ma i tuoi figli li stai educando perché non siano di quegli uomini lì? T'ho detto, loro hanno... Oltre a farli scottare, facendo... Oltre a farli scottare, no, loro allora, queste robe un po' di cucina spicciola la sanno fare. La lotta continua, se fai i compiti, raccatta, metti a posto, eccetera, quella è normale, no? Raccatta il calzino, metti a posto le cose della palestra, insomma, quella roba lì è normale. Loro ogni tanto si ribellano, hanno queste uscite, e soprattutto il piccolo lì, capello rosso, zitta donna, mi dice quando io e quindi hanno capito perfettamente il meccanismo, no? No, io cerco, a parte le battute, cerco di educarli per quel che è possibile, insomma. Comunque io sono anche mamma italiana, no? Per cui, cioè, anche noi ci prendiamo le nostre colpe, però poi loro devono fare di necessità virtù. Io poi, lavorando, spesso sono via, esco, entro, vado, si devono arrangiare, e quindi il fatto anche di arrangiarsi quando uno non c'è pone loro nella situazione di come si dice, di essere più pronti e di emanciparsi, ecco, di pensare comunque io l'idea di, cioè non gli do mai questa, il concetto di maschio-femmina è ovvio che ce l'hanno, però non è che io li educo a pensare come dei maschi, no? Cioè, so te c'hai un maschio e una femmina, io sono due maschi, ma... Te li educhi diversi, no, te li educhi diversi, il maschio e la femmina, no, e allora no. Capisci? Per cui, cioè, io cerco di far possibile, cioè, ho solo due maschi, per cui no, ecco, però questo è il materiale mio. Perché mentre parli penso delle cose, poi mi dico: madonna, che banalità. Però rispetto alla cosa che dicevi prima del genere, ho pensato: tu hai una famiglia tutta di maschi, perché hai due figli maschi, un marito maschio, tre fratelli maschi, tre della fratelli mia famiglia maschi, d'origine, per cui e quindi il genere, la differenza di genere, poi anche tu sei un bel maschione, diciamolo, certo. La differenza di genere la frequenti meno, perché sai, io mi sono dovuta, è io, vero i che... miei fratelli mi dicevano: però accidenti, non corri piano per essere una femmina, per cui insomma io mi sono dovuta, cioè quando giocavamo, no, mi dicevano: ma però per essere una femmina, e quindi io mi sono dovuta adeguare alla fine. Ah, e quindi hai meno davanti agli occhi. Ho lavorato per tanti anni in ambienti maschili, perché ben sai, cioè io spesso ero l'unica donna in riunione, cioè là c'erano queste riunioni con tutti i maschi e io l'unica donna che arrivavo, cioè capito, cioè sai come... Quindi ti trovi lì e devi un po', come si dice, tirar fuori gli artigli, perché sennò... No. No, ecco, tra l'altro una cosa, un'altra cosa che ho pensato leggendo questo libro è che uno un po' da te non se l'aspetta. Poi sì, insomma, non parliamo di quelle cose legali, quindi insomma uno sa che hai avuto qualche problema sul lavoro, però tu sembri, no, sembreresti l'ultima donna che dovrebbe avere...
provare una particolare sensibilità per questo tipo di problemi, perché sembri una persona estremamente diretta, che fa e si comporta in un modo che Sì, ma non suscita nemmeno negli altri no, ma infatti io ti dico, non è che questo qui è un libro autobiografico. Io però tu hai parto, scelto io ho scelto di scrivere perché di secondo fare me io ho questo libro e capito, non un io altro, ho hai i tuoi capito, motivi. io ho percepito proprio questa sensazione, cioè di una forte disagio in certe cose, che non era solo mio, probabilmente io l'ho percepito io, ma era un disagio che poi io, parlando con le altre persone, parlando con tante donne che lavorano e così, ho avuto lo stesso feedback, cioè la stessa reazione, no? Cioè non è che tutti possono scegliere se... Te, mi ricordo, ce l'hai ancora la redazione tutta di donne? Ecco, capito? Allora, è chiaro che se uno è in una redazione tutta di donne, la percezione ce l'hai diversa, no? C'era la storia del bagno. Com'era la storia della porta del bagno? Non me la ricordo più. Com'era? Non mi ricordo neanche io. C'era, Comunque no, sì, noi c'avevate un bagno che siamo andavi nel tutte bagno donne. di... Quando era venuta fuori la storia di Luxuria, vabbè, non me la ricordo più. No, ma quella era Luxuria, non c'entro io. No, ma vabbè, non importa, Vabbè. non ci perdiamo. Quindi, quando uno ha una redazione tutta di donne, forse la cosa la No, infatti percepisce meno, un'altra cosa che ho ma la redazione pensato. tutta di una redazione, quando lavori in una redazione di uomini, probabilmente ti viene di più, non lo so, ecco, questa è L'altra cosa la... che ho pensato leggendo il tuo libro, che invece appunto le esperienze professionali mie, ma tante esperienze professionali a Milano, perché così nelle case editrici, così nei femminili, e così nella moda, c'è una prevalenza femminile molto forte. Io ad esempio ho lavorato sempre soprattutto con donne Ma e non con uomini. E quindi questa è una cosa che, come prima dicevo, è più sicuramente la grande azienda, non parliamo dell'azienda statale. Non parliamo della grande azienda, anche editoriale, in questo caso del Grande Quotidiano, cioè laddove c'è un'organizzazione di lavoro un po' più istituzionale, meno flessibile, sicuramente si tende di più ad avere questo tipo di problemi. Mi piacerebbe certo. parlare anche con Stefania, se ne ha voglia, sentire lei. Però ti prego, volevo chiedere prima un'altra cosa e poi volevo leggere anche le tue proposte, che sono degli spunti buoni. Di solito quando si finisce un libro, magari adesso è un po' presto perché non è poco che è uscito, però hai già fatto delle interviste, hai già avuto delle reazioni. Di solito si capisce qualcosa che fino a quel momento non avevi ancora capito. Non so se a te è successo con questo libro, magari ti succederà più avanti, però che uno si rende conto di qualcosa che mentre lo scriveva non... Cioè, capisci cosa voglio dire? Mi chiedo se hai scoperto qualcosa. Guarda, la cosa principale che io ho scoperto è quello che poi alla fine abbiamo anche riassunto un po' nella quarta di copertina, cioè è che questo non vuole essere solo un libro da donne, per le donne, il libro femminista, perché non è questa roba qua, no? Questo qui è più un reportage, un'inchiesta. E io ho capito questo, che è proprio il succo poi finale, proprio secondo me, che perché mi ha dato così fastidio a me, perché mi dà così fastidio questa storia del maschilismo italiano, perché dice, ma che te ne frega, tanto te, c'hai cioè, la tua famiglia, li educhi bene, fatti tuoi, perché ti devi impicciare di queste cose, no? Perché secondo me più un paese è evoluto, più un paese è moderno, più un paese... Perché l'Italia fosse un paese dove io mi piacerebbe vivere, dovrebbe essere un paese diverso, e questo qui è uno dei temi fondamentali per cambiare questo paese, secondo me. E quando io dico alla fine vivrebbero meglio anche gli uomini, io sono convintissima di questa cosa. Se una delle l'inchiesta che ha vinto il Pulitzer quest'anno del New York Times era un'inchiesta proprio sulla condizione femminile. Non so se l'hai notata, quella cosa che è stata, vabbè, è una cosa la fanno a novembre, no? La grossa inchiesta. Loro hanno fatto l'inchiesta sulla condizione femminile nel mondo. E cos'è che è venuto fuori da questa inchiesta? Che nei paesi dove la condizione femminile è più emancipata, cioè dove le donne sono più, dove la mortalità femminile è più bassa, eccetera, eccetera, insomma, dove le donne guadagnano di più, dove le donne lavorano, tutti questi parametri che sono numeri, il paese è più emancipato, il paese è più avanzato, eccetera, eccetera, a livello del mondiale questo, no?
E quando te poi vedi che invece in Italia la situazione è questa, pensi che l'Italia ci tira in è una cosa basso. che ci tira in basso, capito? Io proprio penso questo, perché questo è uno dei modi in cui si valuta un paese moderno, un paese emancipato, un paese. Io questa forse è un'analisi mia, io non sono appunto una sociologa, ma ti metto cosa hai scoperto? Altre cose si potevano già dare quasi, cioè si partiva dicendo si sa, no? Cioè, i numeri si sanno, le cose si sanno, però quando poi arrivi in fondo a questo, questo qui secondo me proprio è il succo. Te cosa pensi? Devi Io condivido le tue proposte, che parlarle. tu adesso vorrei leggere, ma non sono abituata a queste cose, che adesso vorrei leggere. Ma guarda, io soprattutto rifletto, leggendo quello che dici, perché come ho detto all'inizio, e qua mi ripeto, è poi vero che uno pensa sempre a quel che è successo a lui o quel che succede a lui, e io, come ti ho detto, condivido in pieno tutte le anomalie che hanno a che fare col doppio ruolo, con la distanza che c'è, cioè, insomma, gli 81 minuti, secondo me, sono la cosa principale. Però Quello scusami. ha veramente a che vedere con gli uomini e le donne e nella famiglia. Rispetto al lavoro, come ti ho detto, io ho lavorato molto poco io ho lavorato in piccoli, uno dice lavoro in televisione, in realtà uno lavora in una piccola produzione dove sei in 13 persone, 14 persone, appunto fai un lavoro che dura 6 mesi, poi appunto va bene, ne fai altri 6 mesi. Io oramai sono tanti anni che Sì, lavoro così, però e prendiamo il quindi non sono, capitolo. io non son, mi sono, sono uscita Sono uscita presto presto, dall'azienda, infatti. molto presto. Io ho fatto il praticantato dal Leonardo Editore nel 1000, non so, 1900, non mi Non ricordo lo dire perché sennò poi neanche, fanno il conto, scoprono 89, l'età, eccetera. ed eravamo in 8. E sono stata lì 2 anni, e poi ho fatto il direttore di donna, che era un mensile femminile dove eravamo tutte donne, e quindi io non ho mai lavorato in grandi aziende, ho sempre lavorato in piccoli gruppi, e nel piccolo gruppo, storie come quelle che tu racconti io non le ho mai viste, anche perché eravamo gruppi a prevalenza femminile, e con anche spesso, anzi sempre, un direttore donna, e mi chiedo se qui ci sia anche una differenza, Forse, e guarda, credo di io invece sì. non ho mai avuto direttore donna, io ho lavorato, guarda, da Repubblica, ho fatto tutto l'arco costituzionale, da Paese Sera fino al giornale, per cui immaginate, cioè, c'è lo spettro proprio, tutto l'arco parlamentare, per cui posso Spettro, parlare, anzi, sì, proprio. proprio lo spettro completo, per cui posso dire che quindi non c'è una differenza di destra, sinistra, cioè proprio è uguale dappertutto. Però, per non parlare poi sempre del lavoro, ti dicevo, una cosa che mi dici, che io ho scoperto, che non ci avevo mai fatto caso, era anche lì una percezione, ma non ci avevo mai fatto caso, è quella della pubblicità, no? La storia di quel fotografo che andava fuori a fotografare le pubblicità, le cose, no? Perché in effetti, la cosa che mi ha colpito a me, quando lui mi racconta, mi dice, io in Italia, in 20 anni che ha fatto sto lavoro, ha scattato tante di quelle fotografie che piccoline così, lui 6x7 ne ha scattate, non so quante, può fare 2 chilometri e mezzo di nastro, per cui ecco, il materiale ce n'ha. E quello che lui dice, io sono stato in una vacanza a Londra, mi sono portato dietro la macchina fotografica, volevo fare un po' di documentazione anche lì, è tornato dopo 10 giorni e non ha fatto una foto. E lui cos'è che fotografava? Lui fotografava cartelloni di donne con seno di fuori, con le cose, cioè, che non c'è niente di male, io ti immagino, non mica che voglio fare la bacchettona su queste cose qua. Semplicemente dice perché si deve usare una tetta per pubblicizzare un telefonino. E all'estero questo è proibito, cioè queste pubblicità sono illegali. Allora, capisci che è una percezione, dici, ma perché succede questo? E perché in Italia si fa così? No? È una cosa che all'estero non succede, ma non perché, non perché dici no, ma sono più fair, loro sono più cose. No, perché è proibito, cioè non si può fare, punto. No? È illegale, le pubblicità che mettono le donne. È ovvio, se te devi pubblicizzare un reggiseno o uno slip o un costume,
allora è ovvio che usi una donna nuda, ma se no, per pubblicizzare la macchina non lo puoi fare, basta. Posso leggere le tue proposte? Sono per io, non so. Tu scrivi l'epilogo, 5 modeste proposte, prendetele come uno spunto, una provocazione, forse un sogno a occhi aperti. Ecco, e già qui a me viene voglia di invece metterla un po' più pesantemente sul politico, perché con i sogni a occhi aperti sappiamo che, vabbè. Proposte modestissime, personalissime, anche qui invece mi sembra che siano molto condivisibili. Scrive Caterina, credo che se in Italia si adottassero queste misure, tra 10 anni ci ritroveremmo a vivere in un paese diverso, di certo migliore. E qui, insomma, l'affermazione più... È quello che ti dicevo. Sì. Cioè, quello... Per esempio, io all'inizio ero contraria alle quote, non sono meritocratiche, dicevo, il rimedio è una forma di cooptazione peggiore del male, in linea di principio chi lo sostiene ha ragione, questo è un altro punto importantissimo, perché, non so, una come Emma Bonino, che tutti noi, insomma, molti di noi stimano e amano, è totalmente contraria alle quote, ha cambiato idea. Comincia a tentennare. Questa è una buona cosa. Comincia a tentennare. Questa è una buona cosa, perché anche lei si rende conto sul campo di un po' di cose. E io invece sono d'accordo con te. Mi sono convinta che è indispensabile riservare il 50% dei posti alle donne, perché solo così cambierebbe la mentalità di questo paese e ci vorrebbero quote non solo in politica, ma anche nei consigli di amministrazione, nelle direzioni dei giornali, dei TG, delle banche, delle assicurazioni, in tutti i posti di comando. Le quote sono molto più di un male necessario, sono una necessità assoluta, sono d'accordissimo con te, tra l'altro imporrebbero anche un ricambio generazionale, no? Che già è un'altra cosa positiva, e poi come un'altra banalità che si dice ma che è vera, la quota fa sì che la Letizietto che dice quando comanderà un uomo mediocre ci sarà la parità, va bene, no? Quindi brave, mediocri. E poi, anche lì, sempre questo discorso delle quote, torna sul discorso della mentalità. C'era un'azienda, non mi ricordo qual era, che aveva un amministratore delegato donna, e questa aveva proibito le riunioni dopo le 6 del pomeriggio, cioè dice le riunioni si fanno la mattina. E questi uomini sono tutti sconcertati, perché non si capisce perché nelle aziende poi alla fine c'è la riunione convocata alle 8, ma perché alle 8? No? E evidentemente io non ho mai lavorato in quel tipo di aziende lì, però la riunione alle 8 pare che sia la cosa tipica delle multinazionali, probabilmente perché poi vanno a giocare a calcetto, quelle robe lì, non lo so, poi si vanno a prendere a bere whisky, non so cosa fanno, è ovvio che una donna dice no, alle 6 basta, le riunioni importanti si fanno prima. Vabbè. La seconda modesta proposta riguarda il part-time. Lo so, anche questo. A che ora sono? A proposito? No, abbiamo ancora, guarda, facciamo ancora un po' così poi. Dai, allora leggo velocemente. Sì. Sì, la seconda modesta proposta riguarda il part-time. Non sto neanche a spiegarlo perché mi sembra ovvio. No, part-time obbligatorio. Part-time obbligatorio. Perché il part-time, le femministe dicono, il femminismo storico ha sempre detto il part-time no. Il part-time relega la donna in una figura di serie B, perché allora non potrà far carriera, non potrà far qui. Ma qui non si sta parlando solo di carriera, qui si sta parlando proprio di salvarsi il posto di lavoro. Allora, se uno riesce a ottenere un part-time per un periodo, poi dopo, quando i bambini crescono, quando non c'è più bisogno, ritorna al tempo pieno. Ma è talmente normale, no? Cioè, talmente ovvio. E guarda che non lo dà nessuno il part-time. Quello è uno dei problemi più grossi. La terza mi sembra furbissima. Prevede che i padri stiano a casa per un periodo obbligatorio di 6 mesi, retribuiti all'80% dello stipendio. Nessun padre può esimersi dall'obbligo e non interessa se la partner lavora una casalinga. Questo è fantastico. Questo provvedimento è geniale. Avrebbe due indubbi vantaggi, porrebbe uomini e donne in parità al momento dell'assunzione, è assolutamente vero. E non solo quello però, perché sarebbe un altro vantaggio anche, che comunque anche gli uomini si renderebbero conto di quello che uno fa a casa, perché è tutto dato per scontato, come io dico, il sapone non ha le gambe, non arriva da solo nella cosa, c'è sempre qualcuno, o il rotolo di carta igienica, che sembra il discorso da bar o il discorso da tram, che dicevi te, però c'ha una sua verità, cioè c'è qualcuno che chi se lo può permettere, poi c'è anche una donna che va a comprarlo, qualcuno che va a comprarlo, ma c'è comunque un cervello che prima pensa, manca la carta igienica, chi ci va a comprarlo, capito? Cioè sono piccolezzine, cose piccole, molto molto minime,
però se uno non le fa, a non me gli una vengono, non se ne volta accorge neanche che in esistono. un'intervista a Lorenzo Cherubini, Jovanotti, mi disse: io quando ero piccolo, vedevo mia madre che passava la vita a mettere a posto. Io credo di aver fatto l'artista perché non volevo essere io quello che mette a posto, che l'ho trovato geniale. Aveva capito tutto già da piccolo lui. E allora si è messo a fare il... Allora, ci vorrebbe una norma che vieti le immagini, le pubblicità e gli spettacoli sessisti. E Anche questa è una questo. roba che ci diciamo, credo, da 30 anni e come dice Caterina, negli altri paesi lo fanno, punto. Non è che c'è tanto da discutere. Perché noi no? Boh, non si capisce. Glielo chieda lei, signora. C'ha parecchi voti e qualcuno lo voterà. Allora, l'ultima proposta, ecco qui, boh, sento parlare di ergastolo mia, comunque l'ultima proposta riguarda l'irrigidimento estremo delle pene per i reati sessuali. Basterebbe che la legge avesse un solo articolo, per lo stupratore è prevista la condanna all'ergastolo senza possibilità di attenuanti. Dico boh semplicemente perché la materia di legge è talmente complessa Allora, questa è chiaramente una provocazione, che questa è diventa chiaramente una provocazione, ma complicato. questa si rifà a una cosa, e poi chiudo perché sennò Stefania non parla, e si rifà a una cosa che a me ha molto colpito, infatti l'ho voluto mettere le date all'inizio, io faccio tutta una cronologia di date che io ho messo come cronologia minima, in verità sarebbe la cronologia massima, cioè la legge contro la violenza sessuale in Italia è stata approvata nel 96, cioè il 96 sono l'altro ieri, neanche l'altro ieri, è una cosa recentissima e fino ad allora il reato sessuale Era era un reato considerato contro la contro la morale, cioè non morale. era un reato contro la persona. Allora, questo qui, avete idea di cosa cambia nella mentalità? Un reato sessuale che è un reato contro la morale, cioè si offende la morale pubblica. No, non lo stai offendendo la morale pubblica, stai offendendo una persona, capito? Quindi questo cosa ha portato? Ha portato una serie di sentenze misogine che sono allucinanti. Io le avevo raccolte e ce n'avevo un pacchettino, poi io le ho tolte, ce n'avevo lì, erano nei miei ritagli. Le ho tolte perché mi deprimevo io, ho detto no, non si può ammettere, e quindi le ho tolte perché io ho detto qui bisogna anche dare un minimo di, cos'è, un libro che dà speranza, cioè che dà voglia di reagire, non è che si può arrivare lì e massacrare. E quella più famosa è stata quella dei jeans, famosa, no? Perché comunque si parte sempre dal concetto, è un reato contro la persona. Ma sì, però che cosa? Perché c'è sempre subito cioè si giudica la vittima. Ma lei c'aveva la minigonna, ho capito, ma se uno va in giro con il Rolex d'oro in vista, questo è un attenuante perché il ladro dice sono stato tentato. No, cioè, allora, però questa mentalità da dove viene? Viene dal fatto che fino al 96 la legge era questa, capito? Allora per quello io faccio il paradosso, è ovviamente una provocazione, però. La tanto evocata Stefania ci raggiunge qua sopra. La tanto evocata, eccola. Allora, Stefania vuole molto semplicemente, dico perché è qua, perché noi ci siamo scambiate delle mail. Lei, il giorno che è uscito l'articolo, lei ha scritto perfetto, ma vai, ci allarghiamo. Ha scritto, ha dato un'intervista al Corriere della Sera, lei ha avuto il coraggio invece di farla, di dire il nome dell'azienda, il nome, cioè si è messa proprio in prima persona. E poi tramite appunto la giornalista del Corriere che aveva scritto la cosa, ci siamo scambiate delle mail e lei mi ha scritto: ho comprato il libro proprio in questo giorno mentre mi è arrivata la mail, no? Allora ho detto vabbè, dico allora vieni a raccontare la tua storia, perché lei è l'esempio vivente di queste storie che noi raccontiamo. Fai Stefania a Molto sintetizzare? sintetica. Sì, allora lavoravo in questa azienda da 10 anni, quindi alla veneranda età di 37 anni ho detto forse posso permettermi di fare un figlio. Sono andata in maternità, sono rientrata il 30 settembre alle 9:30, non avevo ancora finito il giro degli uffici per salutare tutti i colleghi, dire che ero rientrata, eccetera, eccetera, che sono stata convocata dal direttore generale, il quale mi ha detto: guarda, per taglio di costi la tua posizione non esiste più. Per cui, visto che ero inquadrata come un'impiegata, non potevo essere licenziata, mi hanno fatto un'offerta economica che ho rifiutato, anche perché l'azienda in Italia è nata con me, io sono arrivata quando l'azienda era appena stata costituita da neanche un mese, ho resistito e l'azienda ha fatto di tutto per mettermi nelle condizioni di andare via, quindi mi hanno cambiato lavoro,
mi hanno tolto il team di lavoro, gestivo 28 persone, mi hanno dato due persone nel team che erano tutte e due in maternità, mi hanno relegata fisicamente lontana da tutti gli altri, e gli uffici della mia ex azienda sono tuttora al quinto e sesto piano di un palazzo, io ero al pian terreno, e hanno adibito a mio ufficio un locale che prima veniva utilizzato per deposito merci, magazzino, eccetera, eccetera. Dandomi una mansione fittizia, nel senso, mi hanno dato questo nuovo lavoro che era parte di una mansione che svolgeva prima un mio collaboratore e che era già stata svolta negli anni precedenti, quindi sostanzialmente non avevo nulla da fare. Ho resistito un po', poi sono stata anche male fisicamente, sono andata al pronto soccorso e il medico mi ha detto: guardi, se va avanti così rischia un esaurimento nervoso, per cui veda lei cosa vuole fare. Quindi, così come ho detto alla giornalista del Corriere, alla fine mi sono arresa, ho dato le dimissioni, ho preso la buona uscita e me ne sono andata via. Ho deciso di parlarne perché in questi mesi, diciamo così, di limbo, ho conosciuto molte donne in situazioni varie ed eventuali, dalla signora che gestisce lo spazio giochi dove porto la bambina, alla signora del punto Vodafone, che avevano vissuto più o meno quello che avevo vissuto io. Per cui ho avuto l'occasione, ho scritto alla giornalista del Corriere, di cui leggevo gli articoli mentre ero in maternità, perché questa giornalista spesso scrive di mamme a Milano, come si organizzano quando rientrano al lavoro, eccetera, eccetera, e le ho detto: guardi, mi è successa questa cosa, secondo me non sono l'unica, se vuole parliamone. Lei mi ha contattato, è uscita questa storia che ha suscitato moltissimo clamore, perché appunto credo... La domanda è: la tua azienda si è fatta viva? No, non si è fatta viva. Non ha reagito? No, al momento non ha reagito. La loro politica è quella del aspettiamo che passi? Non lo so, non lo so. E tu hai detto, hai fatto sì, nome sì, e cognome? Sì, sì, ho fatto nome e cognome, sì, sì. Sì, sì, che credo che quello che abbia un po' fatto la differenza. Infatti io ho ricevuto circa 300 mail da perfetti sconosciuti che mi hanno testimoniato la loro solidarietà, ma la cosa significativa è che di questi 300, credo 80-90 provenivano da donne nella stessa situazione, o che era nella stessa situazione o che l'avevano già passata. E mi hanno detto: brava, hai fatto bene a denunciare nomi e cognomi, perché cioè, è questo un po' che ha smosso le acque, secondo noi. E tu non hai pensato di fare una causa prima di licenziarti? Sì, ci ho pensato, solo che il problema cos'è? Che i tempi della legge in Italia sono lunghissimi. Per cui sì, è vero che sulla carta la legge tutela il lavoratore. Quello che dico sempre è che il lavoratore però fa in tempo a morire prima di avere giustizia. Nel senso che a Milano i tempi sarebbero stati 8 mesi, un anno per andare davanti al giudice. E io per 8 mesi, un anno sarei dovuta andare ogni giorno in ufficio. Tu che ruolo avevi prima della maternità? Responsabile marketing. Era un ruolo da dirigente, anche se non lo eri. Sì, non ero inquadrata dirigente, però era un ruolo da dirigente, ero inquadrata come impiegato, per questo non ero licenziabile. Tu immagino che hai provato a parlare con le persone che ti hanno messo in questa situazione o non te ne hanno dato il modo? No, non mi hanno dato il modo, nel senso che il mio nuovo responsabile, io rispondevo direttamente al direttore generale. Cosa sta succedendo? C'è una sommossa? C'è qualcuno dei manager della tua azienda che... Non lo so, no, sto vedendo. No. Ah, va bene, okay. Però dai, finiamo. Cioè, che è molto ho provato a parlare, ma non me ne hanno dato modo, nel senso che io lavoravo anche molto con l'internazionale, con la casa madre, e ho lavorato con loro per 10 anni, ho cercato queste persone con cui fino a prima di andare in maternità ero in ottimi rapporti, nessuno mi ha mai risposto. Quindi... E tu non ti aspettavi niente del genere? No. Nel senso che io sono andata in maternità il 24 novembre 2008, 25, 26, 27 novembre ero a fare una riunione. Avevo il termine per il parto il 25 dicembre, il 18 dicembre ero a fare un'altra riunione, perché tanto era a casa in attesa che nascesse la bimba. Quindi ero sempre stata disponibile, ad agosto ero rientrata interrompendo la maternità per lavorare al piano dell'anno 2010, perché mi era stato richiesto. Ero stata coinvolta in questi mesi di assenza in tutte le riunioni, quindi c'ero sempre stata. Per cui è stato veramente un fulmine a ciel sereno, cioè sono rientrata e mi aspettavo di riavere il mio posto, le mie responsabilità, di tornare a fare quello che facevo prima. Come te lo spieghi? Un semplice taglio di costi, tagliamo qua, vogliamo anche tagliare, oppure adesso questa che ha la bambina non sarà più quella di prima? Secondo me il ragionamento che hanno fatto a monte è stato questo: adesso che ha la bambina non sarà più disponibile a viaggiare, a stare fino a tardi in ufficio, eccetera, eccetera. Quello che mi spiace è che non mi hanno neanche messa alla prova. Questo è quello che comunque un po' spiace. Guarda, il caso...
il caso di Stefania è similissimo a tanti. Io per chiudere, perché poi vedo che l'ora corre, volevo solo leggere, è arrivato sul sito della Feltrinelli una lettera che mi è piaciuta tantissimo. Leggo soltanto l'ultima frase di questa lettera. E lei dice, perché io ho voluto dare voce proprio alle persone come Stefania e a tanti, ci vorrebbe un'enciclopedia per raccontarle tutte, ovviamente, perché poi sono tutte abbastanza simili, no? Torna dalla maternità, li mettono nello scantinato, gli altri sono su. Quella che veniva rivolta verso il muro. E allora, lei scrive, tutti gli uomini dovrebbero leggerlo, obbligatoriamente, ma le scrivo perché volevo ringraziarla dal profondo. Dice, ho trovato una forte comunanza di parole, che sono le stesse che mi tocca usare nella vita quotidiana. Grazie perché mi ha ricordato che l'impegno va sempre rinnovato e questo mi fa piacere. Grazie perché oggi mi sento meno sola nel promuovere il cambiamento nel mio piccolo. Grazie perché mi sono commossa alle lacrime, mi sono indignata alle lacrime. E poi mi dice grazie per il suo lavoro e siccome io comincio a ricevere mail proprio come quelle di Stefania e di tutte queste persone qui, ecco io questa volevo leggerla per testimonianza, è una lettrice anonima che scrive. Posso terminare chiedendo a Stefania cosa pensa di fare adesso? Non vorrei tornare in un'altra azienda, quindi molte donne che mi hanno scritto, che hanno vissuto una situazione simile alla mia, hanno detto sai cosa abbiamo fatto, ci siamo messi in proprio. Un po' quello che dicevo io prima, sì, che non è proprio esatto. Improprio. Non è improprio, però lavorare a progetti. Però cercare di switchare il problema, che però non è risolverlo. Cioè, Però ecco, questo è, ad oggi l'idea di rientrare in un'altra azienda sinceramente mi fa venire mal di pancia. Per cui ho fatto tanta esperienza nel settore e vediamo se riesco a fare qualcosa di mio. Questo mi piacerebbe sicuramente di più, perché non avrei quel tipo di problemi, anche nel caso decidessi di fare un secondo figlio. Sì, mi viene da dire che i problemi ce li avranno loro tra 10 anni, se continuano così, perché comunque perché ci saranno, è evidente. Come prima tu dicevi, sarebbero meglio anche gli uomini, se ci fosse una situazione di effettiva parità, e staranno sicuramente molto peggio tra molto presto se questi problemi non si risolvano. D'altronde però se poi tutti invece fanno le scelte di che trovo, ripeto, quello che farei e che faccio anch'io, di stare alla larga da queste situazioni, la situazione non cambierà mai all'interno. Non so cosa dire, finisci tu Caterina, che sei più quadrata di me. Questo guarda, al di là del racconto appunto delle singole storie, nel primo capitolo io racconto le storie americane, delle storie straniere e metto al confronto con le storie italiane e quello che viene fuori è la non reazione delle italiane. Probabilmente se tu invece di essere stata qui fossi stata in America, gli avresti fatto causa, saresti stata più combattiva, non lo so, credo. E io racconto la storia questa è una causa che è ancora in ballo, la storia delle commesse di Walmart. C'è una class action in America, c'è 1 milione e rotti di donne americane che si sono rese conto di essere discriminate, le commesse insomma di questa grossa catena di distribuzione, si mettono insieme e gli fanno questa causa e adesso questi avvocati stanno tremando, gli avvocati americani, perché stanno cercando di tamponare in tutti i modi, perché se passa quella causa lì metà delle aziende americane devono risarcire, che sono delle inezie, però le donne in questa azienda, le commesse vengono pagate 7 centesimi in meno degli uomini, così a prescindere. Allora 7 centesimi moltiplicato per 1,5 milioni all'ora, fate il conto, alla fine dell'anno i bilanci gli si sballano a questi, no? Per cui questo succede, questa è una cosa che ancora non si è chiusa, è stata comunque ammessa questa azione legale di queste donne. Quindi in America lo fanno, da noi la class action non si può fare, però anche se si potesse fare, non so se poi le donne lo farebbero, ecco, questo è, te sei, da una parte te sei l'esempio
della discriminazione, ma anche della cosa di non reagire, cioè di non di dire vabbè io metto in proprio e basta, ecco, non voglio più mettere piede in una di queste aziende qua, che capisco io, perché probabilmente io farò lo stesso, però voglio dire, noi siamo... Non lo so, poi probabilmente adesso lo dico perché è anche fresca la cosa, sono passati neanche 3 mesi, però veramente adesso tornare, perché poi è successo nella mia azienda, ma dalle testimonianze che ho avuto di persone anche attraverso il mail, succede in tantissime aziende, ma anche in aziende che non ti aspetteresti perché magari commercializzano prodotti per bambini. E quindi dici, pensi, non so, vado qui perché comunque l'ambiente mi sembra così dall'esterno, e poi invece ricevi una mail e scopri che è completamente il contrario. Quindi, insomma, per ora è così, vediamo. Si è fatta l'ora che le mamme devono andare a mettere sulla pasta... E quindi cosa facciamo? Ci salutiamo? Vuoi chiudere in qualche modo particolare, Caterina? Adesso poi ci sarà qualcuno che vuole l'autografo sul libro, eh? E quindi noi ti lasciamo in pasto ai tuoi lettori. Io sono qua a disposizione, ringraziamo tutti, ringrazio Daria, Stefania, a tutti e grazie mille. Allora grazie, arrivederci. In bocca al lupo. Thank you.